È stato presentato giovedì 25 maggio il progetto Valori in Rete, con i risultati delle attività didattico-formative dell'anno scolastico 2022-2023, alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e della Sottosegretaria Paola Frassinetti. A intervenire sono stati anche il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Roberto Mancini e due classi degli istituti comprensivi Maria Montessori e Orsa Maggiore di Roma, in rappresentanza delle oltre 2.000 100 scuole coinvolte. Durante un momento con la stampa, il ministro dell'istruzione ha rilasciato alcune dichiarazioni. Vediamole insieme. Ai giovani valori molto importanti. Non a caso questa convenzione si intitola proprio Valori in Rete, valori della solidarietà, del saper lavorare in squadra, il valore della lealtà, il valore dell'impegno, del sacrificio, il valore del rispetto delle regole. E anche il valore dell'inclusione, perché lo sport non fa differenza. E quindi è un messaggio molto importante per formare i ragazzi, formare i giovani, per la società e l'Italia del futuro. Noi stiamo investendo insieme con il ministro Abodi nel rafforzamento della pratica sportiva nelle scuole. Tra l'altro, torneranno i giochi della gioventù. Con diversi ministri stiamo lavorando a questo bellissimo progetto. Stiamo anche costruendo palestre, campi sportivi, stiamo facendo convenzioni che stiamo pensando di finanziare a convenzioni che le scuole possano realizzare con enti locali e con altre strutture per estendere sempre di più la pratica sportiva. Questo in modo da consentire agli atleti, a coloro che, a quegli studenti che hanno particolari propensioni verso lo sport, di poter anche all'interno della scuola coltivare le proprie abilità. È un po' come succede negli Stati Uniti, in paesi molto avanzati, dove sapete che la formazione del College. campione avviene addirittura nel college. Ok? Grazie, Grazie a voi. grazie, grazie Ciao. Ministro.